oggi abbiamo due rosse a confronto. Una è la Coccinella, che è il nome storico di questo ristorante di Serravalle Langhe. Allora Massimo, guidaci nella preparazione di questa ricetta, molto semplice ma sicuramente superba per il palato. Allora, cominciamo dalle nostre mele rosse di Cuneo. E le peliamo, poi le tagliamo a spicchi. E a questo punto procediamo con il caramello. Ci servono lo zucchero, ovviamente, e poi abbiamo del succo. E succo di limone e arancio insieme. Versiamo un po' del nostro succo. Lo zucchero. Giriamo. Allora, quindi quando la consistenza è quasi schiumosa... Esatto, quando inizia a caramellare, diciamo, a prendere colore... Perfetto, possiamo inserire le nostre mele. Cinque minuti. Un paio di minuti per il lato. Io direi che ci siamo. E alla fine aggiungiamo la buccia del limone e dell'arancio che prima abbiamo spremuto, l'abbiamo tritata e la usiamo per aggiungere sapore di agrumi alla nostra mela. Giochiamo un po' sui contrasti, quindi qui la mela è diventata effettivamente molto dolce, quindi Esatto. Andiamo a bilanciare. Allora Massimo, le nostre mele sono caramellate e adesso prima della composizione finale della ricetta abbiamo questo che è una delle parti fondamentali, Esatto. Cioè la crema. Come l'hai preparata? Allora, la crema al limone, limone e arancio, viene preparata utilizzando il succo degli agrumi con le uova e poi vengono fatte bollire insieme e si aggiunge lo zucchero e il burro. Questa ricetta, dicevamo, riassume anche un perlage di frutta, perché abbiamo, oltre alla rossa di Cuneo, c'è questa crema a base di agrumi e poi c'è l'accento di acidità, se vogliamo, oltre che di decorazione dei piccoli frutti. In particolare abbiamo ribes, mirtillo e lampone, che dicevamo danno anche un tocco un po' asprigno alla nostra ricetta. Io direi che possiamo andare a farcire, a comporre le nostre tre crostatine mignon. Quindi si parte dalla crema. Che ci fa da base. Esatto. Se ne mette uno strato non troppo eccessivo. Ok. Così. Benissimo. E dopo la crema arriva finalmente la mela. Le nostre mele. Le andiamo a sistemare. In modo da coprire tutta la superficie. Esatto. Ed ecco qui che i nostri cestini di frolla si stanno componendo. Effettivamente anche molto bella da vedere. A questo punto possiamo procedere con l'impiattamento. Ovviamente ne utilizzeremo soltanto una. Partiamo dai piccoli frutti che fanno l'operazione di cake design, Sì. Come si dice adesso. Ed ecco qua. La menta, che è quasi un must, sì, anche questa molto è... ricorrente, oltre che per il colore, per il profumo. Bene. E quindi il nostro dolce è pronto, quindi speriamo che come la Coccinella ci porti fortuna. Con questa ricetta le note che noi consigliano: moscato d'asti di OCG, Nuovi Mondi, è un vino giallo paglierino brillante, dal profumo aromatico, floreale fruttato, il sapore è gradevolmente dolce e fresco.